Innanzitutto un ringraziamento ai vice ministri, al tutto il sistema del polo intermodale, all'autorità portuale, all'interporto, all'aeroporto per averci aiutato e sostenuto in questa volontà di, per il tramite dei sopralluoghi, fare un punto sulla consistenza e sulla reale situazione di queste nostre infrastrutture. È stata un'occasione importante non solo perché abbiamo fatto il punto e abbiamo ripreso quello che era l'obiettivo del polo intermodale, cioè quello di mettere in campo sinergie e strategie per la crescita delle infrastrutture e quindi per la crescita logistica delle merci e dei passeggeri della nostra regione, per cercare di individuare anche all'interno dell'area adriatica una nuova possibilità di sviluppo e di crescita, appunto. È stata un'occasione importante anche perché siamo riusciti a individuare gli obiettivi strategici per il porto e perché per il tramite di Mercitalia ci sarà una possibilità ulteriore con cui questo tavolo potrà cercare di intercettare un flusso di merci e cercare di capire come poterlo fare e in quali tempi, in quali modi. Certamente non è facile perché la situazione attuale è una situazione complessa e difficile. Noi abbiamo queste infrastrutture in maniera particolare, interporto e aeroporto, erano infrastrutture che soffrivano molto, però crediamo tutti che gradualmente potremo recuperare quella centralità e soprattutto che gradualmente potremo ottenere degli obiettivi che ci pongano in una condizione di crescita e anche di capacità di essere attrattivi. È un sistema complesso, ma il lavoro che abbiamo svolto e soprattutto la volontà di tutti mi sembra abbastanza chiara, a me sembra abbastanza chiara e sembra anche abbastanza chiaro che si potrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi iniziare a vedere i primi risultati.